Ebbene sì ragazzi, è arrivato quel momento dell'anno, quel momento in cui Xiaomi scalda i motori e prepara i nuovi modelli Redmi Note. Nel 2019 abbiamo avuto la serie Redmi Note 7 e Redmi Note 8, poi nel 2020 abbiamo avuto due ondate di modelli per la serie Redmi Note 9. In questo 2021 abbiamo avuto prima Redmi Note 10 e quindi adesso stanno per arrivare i nuovi Redmi Note 11 e quindi vediamo insieme prima della presentazione quali saranno le novità e cosa aspettarsi? Ve ne parlo ovviamente dopo la sigla. Mancano ancora immagini a 360 gradi, ma già i primi teaser ufficiali ci rivelano come sarà fatto Redmi Note 11, svelandoci un posteriore che evolverà quanto visto con Note 10, mantenendo comunque un look similare ma con un modulo fotografico più grande. Sul davanti invece rimarrà invariato il pannello punch hole centrale per ospitare la selfie camera. A questo giro di modelli ce ne dovrebbero essere 3, anche se non mi meraviglierebbe se nel corso dei mesi ne arrivassero ulteriori. Fatto sta che per il momento quelli previsti sono Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e l'inedito Redmi Note 11 Pro Plus. Lo possiamo dire? Pro Plus non si può sentire. Comunque, a parte questo, sul modello base dovremmo trovare uno schermo con tecnologia LCD, probabilmente da circa 6,6 pollici, sicuramente Full HD Plus, e che passerebbe da 90 a 120 Hz, quindi probabilmente anche con sensore ID laterale. Mentre per i più esigenti ci sarebbero i modelli Pro con tecnologia OLED sempre a 120 Hz. Passando al comparto hardware, la famiglia Redmi Note 11 dovrebbe utilizzare i più recenti chipset mid-range della serie MediaTek 5G. Il modello base avrebbe il Dimensity 810 a 6 nanometri con CPU Cortex A76 a 2,4 GHz e una GPU Mali G57. Il Pro invece avrebbe il Dimensity 920, sempre a 6 nanometri ma con una CPU Cortex A78 a 2,5 GHz e una più evoluta GPU Mali G68. Fra questi modelli non sembrerebbero variare le dimensioni, visto che si vocifera della presenza di una batteria da 5000 mAh, ma la vera novità della serie Redmi Note 11 sarebbe lo step in avanti sotto il profilo della ricarica rapida, perché se sì, sul modello base dovremmo ritrovare una ricarica comunque rapida a 33 W, sul modello Pro dovrebbe salire ad una ben più veloce 67 W, arrivando addirittura a toccare i 120 W su modello Pro Plus. Altra feature gradita che ritroveremo su Note 11 saranno gli speaker stereo realizzati in collaborazione con JBL, così come l'ingresso mini jack per le cuffie. Come visto nelle immagini che vi ho mostrato ad inizio video, Redmi Note 11 sarà provvisto di una rinnovata quad camera, sulla quale mancano ancora informazioni ufficiali, anche se i rumors ci dicono che sul modello base il sensore primario sarebbe da 50 megapixel, probabilmente accompagnato dai classici sensori grandangolare, macro e per l'acquisizione di profondità. La differenza sui modelli Pro starebbe proprio nel primario, che da 50 passerebbe a 108 megapixel, mentre su tutti i modelli sarebbe presente una selfie camera da 16 megapixel. Queste sono le novità che dovrebbe portare con sé la nuova serie Redmi Note 11, che vedremo svelata ufficialmente, segnatevelo sul calendario, il 28 ottobre, anche se visto quanto accaduto con Note 9 e Note 10, è possibile che nelle settimane o addirittura nei mesi successivi vedremo presentati altri modelli per il mercato globale o quello europeo. Ancora è presto per dirlo, fatto sta che in descrizione vi lascio l'articolo con tutti quanti i dettagli che verranno aggiornati da qui al giorno dell'evento, quindi continuate a seguirci, noi ci rivediamo ad un prossimo video.